la parte importante della discussione di questa mattina, che non smetto mai di citare perché secondo me è stato un momento anche molto forte rispetto alle sensibilità della persona, di chi le ha vissute, ma anche noi che ascoltavamo, siano estremamente significative quando, come diceva l'assessore adesso, si devono intrecciare politiche di governo, politiche che riguardano ancora una parte di diritti che deve essere salvaguardata, ma una parte di diritti anche che deve essere ancora conquistata. In una società che sta cambiando e rispetto al mondo del lavoro in ceppa, nelle cose che venivano ricordate prima anche sul problema della flessibilità, del nuovo sviluppo, dei nuovi saperi, di come le istituzioni oggi riescono a governare in un territorio come questo una politica del lavoro che ha al suo primo posto quelli che sono stati gli elementi di democrazia, quelli che sono stati gli elementi forti che hanno contraddistinto anche il territorio in momenti così diversi, con concessioni anche molto significative, molto diverse, che cos'era ricostruire un pezzo di territorio, dare dignità al lavoro, ma avere anche in testa qual era lo sviluppo. E credo che avere qui oggi con noi l'assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna sia estremamente importante per quello che la Regione oggi ha messo in campo rispetto all'innovazione, ma rispetto anche a un pezzo di discussione che si deve ancora fare rispetto alla devolution, rispetto alle nuove leggi, rispetto a che cos'è e quali sono i poteri di una Regione. Intanto devo dirvi sinceramente che qui mi sento un po', diciamo, non del tutto nei panni delle istituzioni, quindi permettetevi innanzitutto di farvi un saluto molto, molto forte, molto sincero, innanzitutto agli amici e compagni del comitato dei licenziati per la Bresaola, Enrico Alborelli e a tutti gli altri. Che è naturalmente impossibile incontrarsi senza che, diciamo, qualche ricordo non ritorni, e il ricordo per me indimenticabile dell'attività infinita che si faceva in quell'ufficetto al terzo piano, non dico mai, della Camera del Lavoro di Bologna, insegnando che cosa è una dura, incessante opera militare. Che presa una convinzione la porta avanti con una determinazione infinita fino a che non si coglie l'obiettivo. E le notizie che arrivavano nell'ufficio, no, rispetto a questa battaglia infinita, che non sempre erano assicuranti, perché insomma, tuttavia non facevano altro che rafforzare questa determinazione. E allora credo che questo, almeno per me, vada ricordato come un insegnamento indimenticabile, e a proposito di insegnamenti, anche qui senza retorica e senza formalità permettetemi di salutare anche un amico e un grandissimo compagno e maestro come Antonio Pizzinato, che ci ha insegnato fortemente cosa significa determinazione e capacità di di lotte e di iniziative. Io, mentre partecipavo a questa discussione, ho guardato anche questo bellissimo calendario storico, che la verità ho cominciato a guardarlo da lì dietro, e quindi ho anche risposto a una domanda che in questi giorni mi sto facendo, come tutti noi quando sentiamo il signore che per televisione, ma non sa cosa dire, a un certo punto comincia a fare tutta una filippica incredibile verso queste figure che, insomma, nel suo dire, come sappiamo, sarebbero tutti questi comunisti che infestano il paese, diciamo. Allora non c'è dubbio che più tanti di noi ci viene da dire, ma questo noi l'abbiamo già sentito, ma quando l'abbiamo sentito questa qua? Ecco, leggendo il calendario, adesso non leggo tutto il manifesto, certe ragioni, diciamo, lascerei da parte, tuttavia.
calendario, a parte l'inizio del calendario, è impressionante leggere nel manifesto che, appunto, ecco dove l'abbiamo sentita, era peccato iscriversi al Partito Comunista, favorirlo, leggere la stampa comunista, propagare la stampa comunista, naturalmente si correva il rischio di una decisione democratica in un'istituzione assolutamente autorevole, e quindi diciamo, ecco. E siccome anche allora evidentemente c'era il pericolo di coalizioni più vaste, vero che si diceva anche allora che quanto si è detto sul Partito Comunista deve estendersi agli altri partiti che fanno causa comune con loro. Però, ecco, dice, l'avevamo già sentita, però era a Piacenza 15 luglio 1947. Effettivamente, qui questo stupendo calendario dà subito l'idea del come si vorrebbe riportare indietro il paese, a proposito invece della modernità, del futuro, dello sviluppo, del parlare dei problemi dell'Italia e così via, insomma. Ma, a parte questo, insomma, quello che mi ha davvero colpito è rileggere nella testata del calendario questo bellissimo titolo che, credo di non sbagliare, se ricordo, è merito, come per ciò che riguarda il volume, dell'intuizione politica del nostro dimenticabile Luigi Albizzarri, no? Ecco, questo titolo, la Costituzione negata nelle fabbriche. E io credo che questo sia un riferimento molto importante, perché è stato detto, diceva benissimo Cesare Melloni, è quello che ci dà la cifra storico-politica di ciò che è accaduto. Ma poi io dico, guardando all'oggi, effettivamente di un tema in realtà irrisolto, non solo nella società italiana, ma anche, diciamo, in generale, guardando alla dimensione della società addirittura più globale di cui oggi parliamo. E che allora naturalmente, da quello che avveniva con i licenziamenti per rappresaglia, mostrava concretissimamente come nel diciamo, rapporto di lavoro e nel processo del lavoro, nell'attività produttiva e del lavoro, manifestava come possibilità di prepotenza totale nella, diciamo, organizzazione e nella decisione che poteva avvenire all'interno della fabbrica, all'interno dell'impresa. Quindi direi una considerazione della Costituzione legata alle fabbriche, da un lato perché certamente avveniva la negazione più forte dei diritti delle persone, la negazione del diritto al lavoro, la negazione del diritto a esprimere la propria opinione, la negazione del diritto ad associarsi per esprimere la propria opinione, la negazione del diritto ad organizzarsi in un libero sindacato per poter tutelare i propri diritti. Ma contemporaneamente credo che questo titolo cogliesse fortissimamente anche il fatto che vi era la negazione della fabbrica come luogo anch'esso di convivenza e di democrazia possibile e necessaria. E questo io credo che sia un punto importante, perché lo trovo un punto ancora irrisolto. Anche oggi, nella situazione nella quale dobbiamo invece di nuovo e di più affrontare il tema di come la combinazione alla fine di ciò che si fa per realizzare lo sviluppo, per produrre, interroga fortemente non solo la necessaria e sacrosanta salvaguardia dei diritti delle persone, ma altrettanto il tema della democrazia e delle scelte a fronte delle energie, delle risorse che vengono appunto messe in campo nel momento in cui
si deve realizzare lo sviluppo e quindi tutte quante le sue caratteristiche, tutti quanti i suoi fattori. Oggi, diceva Galliano, io ho trovato molto stimolante la sua relazione, oggi si è riaperta, o si è aperta, una discussione che io credo dovrebbe essere considerata ancora più fortemente, che dovrà essere considerata ancora più fortemente, che ha a che fare con questa intuizione già forte della Costituzione legata alle fabbriche, della democrazia legata alle fabbriche, e che è la questione, la discussione della, appunto, affermazione assolutamente, io credo, attuale, giusta, del tema che forse poi dovrà trovare definizioni ancora più proprie, di quella che si chiama la responsabilità sociale. E badate, qui Caliandro ci è maestro, quindi non voglio fare citazioni sbagliate, ma nell'elaborazione progressiva che si sta realizzando, a dire la verità purtroppo tenuta molto ai margini di quello che invece ancora e anche nelle istituzioni internazionali un pensiero dominante, appunto più neoliberista, però in questa elaborazione messo in movimento nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha visto studi e pronunciamenti da parte della Unione Europea, che vede quindi, come dire, una cultura civile attenta ai noi, naturalmente, in particolare in questi ultimi 5 anni, invece assolutamente negata dalle istituzioni che se ne sarebbero dovute occupare nel nostro Paese. Tuttavia vede una progressione di ragionamento e di approfondimento che a me sembra molto interessante e molto importante. Nel primo, se non cito male, libro verde che la Commissione Europea ha dedicato a questo tema della responsabilità sociale d'impresa, è stata adoperata una definizione per la quale l'impresa deve sentirsi impegnata, quasi come un suo giustamente codice etico e di valori, al rispetto e all'affermazione dei diritti, e quindi i diritti delle persone, i diritti nei confronti dell'ambiente, i diritti e l'impegno nei confronti del territorio nel quale è radicata, i diritti e l'impegno nei confronti delle comunità, ad esempio, per arrivare alla conclusione molto giusta, sacrosanta, che dovrebbe far divieto, ma ciò purtroppo non accade, alle grandi multinazionali di realizzare e promuovere nella globalizzazione questa barbarie inaccettabile che è in particolare sfruttamento delle condizioni di popolazioni in condizioni di particolare sottoposizione e bisogno, a cominciare dal, per esempio, sfruttamento incredibile del lavoro minorile. Quindi una formulazione della responsabilità sociale dell'impresa verso la affermazione della necessità di riconoscere questi diritti e questi valori. Ma quello che io volevo dire è che vediamo anche oggi una formulazione ulteriore che è quella che è presente nella pronunciamento della commissione che le Nazioni Unite hanno dedicato a questo grande tema, appunto, della responsabilità d'impresa, che se non ricordo male, lo cito molto volentieri, la provincia di Bologna, Andrea De Maria, hanno avuto il merito di approfondire e commentare in una bellissima iniziativa con Amnesty International qualche tempo fa, per cogliere, ecco, per cogliere il fatto che in questo ulteriore approfondimento e definizione dei temi della responsabilità sociale d'impresa si arriva ad affermare una cosa secondo me molto importante, e cioè che l'impresa va considerata un luogo della organizzazione sociale. E quindi non soltanto il fatto che nel produrre
E anzi penso che questa sia una considerazione che forse porta avanti, raccoglie questa intuizione profonda che c'è stata e c'è una riflessione come quella che veniva dalla coscienza di persone che sapevano che in fondo l'impresa era fatta. Perché non gli veniva riconosciuto? Doveva essere considerata anche casa loro. Cioè, quella lotta non è che diceva noi, diciamo, stiamo da un'altra parte. Quella lotta è una lotta che diceva questa è casa nostra, perché non ci possiamo stare? Perché non ci possiamo stare dicendo quello che pensiamo? E perché non possiamo lavorare dentro questa casa nostra esprimendo il valore del nostro lavoro? E perché questo valore del nostro lavoro non può essere riconosciuto? Noi vogliamo stare a casa nostra e vorremmo una fabbrica che come casa nostra riconoscesse il nostro valore, i nostri diritti, le nostre personalità. Siete voi che ci cacciate fuori da casa nostra e siete voi in torto e noi vogliamo ritornare dentro questa casa nostra e ci abbiamo il diritto di ritornarci. E quello, quell'atto per cui ci buttate fuori è un atto di rappresaglia, di prepotenza inaccettabile, e invece noi pensiamo che abbiamo il diritto di stare dentro questa casa nostra e che questa casa nostra sia anche un luogo di democrazia dentro il quale esprimere questi diritti. Io credo che dire che l'impresa è anche un luogo e una istituzione della organizzazione sociale significa appunto poter tornare ad affermare questo principio. Perché credo che oggi questa cosa qui sia importante? Se permettete questa considerazione, così insomma, riflessione forse estemporanea. Perché a me pare, insomma, spero di non essere troppo eccentrico nell'affermarlo, che noi oggi siamo di nuovo di fronte al fatto, badate bene, che in certi luoghi, in certe istituzioni, torna ad organizzarsi persino autonomamente rispetto alle istituzioni più iscritte nella trama costituzionale, quello che è non solo il futuro, ma quello che è un patrimonio di conoscenze, quello che è un patrimonio di relazioni con il mondo. Io lo dico francamente, credo che dobbiamo oggi sapere che le imprese sono anche di questo, sono luoghi di organizzazione della conoscenza, sono luoghi della relazione con il mondo, sono luoghi nei quali un po' per forza, un po' per amore, uno se deve, diciamo così, applicare le sue conoscenze, specialità, ingegnere dell'elettronico, dell'informatica, cioè deve necessariamente operare. E allora, siccome è così, io credo che debba essere riconosciuta questa caratteristica, diciamo, che debba quindi essere messa da parte definitivamente qualunque arcaica concezione di impresa proprietaria, di impresa quindi che si rappresenta ancora come, nella versione, diciamo, una volta avremmo detto di lor signori, come un luogo nel quale c'è soltanto, diciamo così, da realizzare una prestazione, ed invece dover riconoscere l'impresa come luogo nel quale si determina appunto questa prestazione, organizzazione di conoscenze, ma allora anche come luogo che deve assumere pienamente una responsabilità sociale ed una configurazione democratica per la quale l'impresa non può più rispondere puramente e semplicemente al suo proprietario. E badate, questa cosa qui è quella che comincia, diciamo, poi a formarsi. Uno non legge proprio, come dire, i manuali più aggressivi sui quali evidentemente si è preparato in particolar modo, diciamo così, il nostro, ancora per qualche giorno,
pregio di essere, diciamo, snelli nella scrittura, e loro, la ricetta. Però, a leggere bene, poi dopo vedi che anche quelli un po' più, invece scrivono giustamente, se no, guardate un attimo, adesso non è che il compito dell'impresa sia quello poi puramente semplicemente di rispondere alla creazione di valore per i propri azionisti, ma invece proprio per istituto il suo compito deve essere innanzitutto di essere valorizzata come impresa, ed ecco perché anche negli Stati Uniti, dopo tutto quello che è accaduto alla Enron, come d'altra parte la nostra Parmalat, si è riaperto un grandissimo tema, diciamo così, della etica d'impresa, ma contemporaneamente, ecco, oltre a questo punto, non valore degli azionisti, ma valore dell'impresa in quanto tale, anche il tema appunto della responsabilità più complessiva verso l'organizzazione della comunità, della società, dello sviluppo sostenibile e così via. Ecco, io credo che Renata diceva compiti di governo, di iniziativa, delle istituzioni, eccetera. Vorrei dire questo, insomma, oggi è necessario che si guardino le questioni che indubbiamente debbono accompagnare e sostenere, diciamo, tutti i giorni, un grandissimo processo nuovo che è un processo innanzitutto di innovazione, di trasformazione, che è un processo molto complicato, difficile. Per molti aspetti deve affrontare questioni ineludibili, pensiamo al tema della nuova conoscenza, e qui c'è poco da fare, la nuova conoscenza è necessaria. La competizione con la nuova conoscenza è indispensabile, tuttavia noi sappiamo quanti rischi di nuova differenza si aprono di fronte a questa situazione e a questa condizione. E così come vediamo tanti altri processi e tanti altri problemi. E allora questo significa, credo, che per le istituzioni c'è il problema di dover affermare fortemente un'idea più grande, più forte, più impegnativa di democrazia verso tutti quanti questi soggetti, verso tutti quanti questi luoghi. E quindi dire che nel momento in cui occorre portare avanti processi di innovazione, di trasformazione, di crescita, occorre tuttavia anche un nuovo patto di responsabilità sociale e democratica. Io per esempio sono convinto che anche nei nostri territori il compito delle istituzioni è che assieme alle comunità, alle persone, alle forze economiche e sociali, alle organizzazioni dei lavoratori in primo luogo, debbono guardare a questo grande tema della possibilità di affrontare innovazione e cambiamento, ma con tutela, eguaglianza e opportunità per tutti, debbano saper promuovere anche questo punto qui, cioè un patto di responsabilità sociale e democratica e l'affermazione che i luoghi nei quali più fortemente si determinano le condizioni dello sviluppo debbano anch'essi assumere questo patto di responsabilità sociale e democratica. Insomma, si può muovere verso l'innovazione, verso lo sviluppo, se però contemporaneamente accade che vi è l'affermazione di una democrazia più forte, di una democrazia più solidale. Io, vedete, credo sia vero quello che anche oggi è stato detto, lo diceva nel suo intervento molto giustamente Maurizio, parliamoci chiaro, non c'è dubbio che abbiamo avuto l'affermarsi, al contrario di un modello, come si dice sinteticamente, diciamo,
organizzata in luoghi che riconoscono questa democrazia, che determinino questa partecipazione e che diano robustezza a quella idea invece alternativa ma concretissima, diciamo, che possiamo e dobbiamo opporre a questa supremazia neoliberista, che è quella di una economia solidale, di una economia sociale e di una democrazia organizzata. In fondo, ha ragione Cesare, è difficile, però siccome ce l'hanno fatta a resistere i meravigliosi compagni licenziati per rappresaglia, tocca non solo a noi ma a tanti altri continuare a provarci con quel lavoro di formiche che tuttavia tanti passi davanti. Merita assolutamente di Renata, come l'ha ricordato ora,
invece da un altro, che è quello del referendum confermativo contro questo obbrobrio, diciamo, che è cosiddetta devolution, che assolutamente va vinto proprio per impedire che, diciamo, riscrivendo complessivamente la seconda parte della Costituzione, nei fatti si stravolga anche la possibilità di quella stessa carta costituzionale di rendere effettive i contenuti della prima parte. Detto questo, io condivido le cose che diceva Campagnoli, che ha detto Caliandro, che ha detto Zamboni, insomma il dibattito che si è sviluppato, e quindi soprattutto mi interessava interloquire, perché le condivido molto, ma insomma vorrei anche utilizzare la sede che abbiamo per continuare a sviluppare un confronto con il che io personalmente tengo molto, e vorrei interloquire con il ragionamento che faceva Cesare Belloni nel suo intervento, a partire prima di tutto da un tema, insomma, che credo anch'io fosse uno degli elementi costituenti, caratterizzanti anche di un'identità del movimento operaio, nelle sue diverse espressioni politiche, sindacali, anche nello stesso movimento cooperativo, e cioè l'intreccio molto forte fra lo sviluppo economico, la crescita del sistema produttivo, la crescita dell'equità sociale, dei diritti del lavoro, la crescita della democrazia. In fondo la generazione che ha fatto le lotte di cui parliamo oggi aveva nella propria identità molto radicata questa idea, e cioè il fatto che battersi per l'equità sociale e per i diritti era un modo per, diciamo, permettere lo sviluppo di un progresso sociale, di un progresso complessivo della società, che anno per anno appunto vedesse insieme il progresso dell'economia, della rete, del sistema industriale, accanto a questo il progresso appunto dei diritti, dell'equità sociale, della qualità sociale. Io ho fatto, stanno i compagni che sono qui diversi anni, il sindaco Marzabotto, una delle cose che mi colpì di più fu quando sono andato alla casa dei fratelli Cervi, e lì, come, diciamo, elemento di memoria di quegli uomini che sono caduti per la nostra libertà, c'è un trattore che loro acquistarono. Ne parlò anche a Mendola una volta che andò, credo, a celebrare il 20° anniversario dell'assassinio dei fratelli Cervi. C'è un trattore e un mappamondo, perché loro erano insieme a un agrario molto ricco locale che quello affittava ai vari contadini, gli unici in quella zona che avevano comprato un trattore. Poi, quando gli vendettero il trattore, gli regalarono anche un mappamondo, e ai loro vicini che gli chiedevano: beh, cosa vi serve il mappamondo? Loro gli dicevano sostanzialmente: conoscere il mondo, la cultura è un altro strumento di progresso sociale. Insomma, lì secondo me c'è simbolicamente una grande idea di quello che è stato il nostro movimento, cioè l'idea per cui, insomma, attraverso il progresso sociale, attraverso la lotta per la libertà e la democrazia, attraverso la culturazione, si promuovevano poi le classi sociali più deboli del paese. Questo binomio, diciamo, sviluppo e equità sociale, ha poi trovato, diciamo, l'esperienza storica dell'Europa, sua tradizione pratica nell'esperienza dello Stato sociale, delle grandi socialdemocrazie europee. E in fondo, se pensiamo all'Italia, l'esperienza dell'Emilia Romagna è stata quella più vicina e più simile alle grandi esperienze di Stato sociale delle socialdemocrazie europee. In Italia lo Stato sociale si è sviluppato in modi diversi da quello di altri paesi d'Europa, con più limiti e contraddizioni, quel sistema politico italiano era molto particolare, insomma, sappiamo bene, insomma, come sapete bene, però insomma indubbiamente in Emilia si è fatto qualcosa di simile, grandi modelli di Stato sociale delle socialdemocrazie europee, quindi si sono tenuti insieme alti livelli di sviluppo economico e la capacità di ridistribuire con efficacia la ricchezza prodotta dallo sviluppo capitalistico attraverso appunto la rete dello Stato sociale. Ecco, è vero che la globalizzazione ha messo in crisi questo sistema, soprattutto in un aspetto, insomma, che lo Stato sociale ridistribuiva risorse prodotte da un mercato nazionale, la globalizzazione ha spostato il livello del mercato, dal punto di vista, ne ha fatto un mercato globale. E siccome la politica e la democrazia non si sono ancora globalizzate, è chiaro che lì è entrato in campo un elemento di crisi. Ora, questo appunto credo ci richiama al fatto che la nostra discussione locale e nazionale ha, diciamo, una sua, inevitabilmente un suo riferimento globale e mondiale che non bisogna mai perdere. E, insomma, però di questo magari in altra sede, in altra occasione, potrà essere anche interessante discutere. Però nell'Italia di oggi, anche in questo contesto globale, questo tema del legame fra sviluppo e diritti
tasso sui diritti e sul costo del lavoro saranno inevitabilmente più efficaci di noi, se pensiamo all'Est Europa o all'Asia e così via. E quindi noi non possiamo che competere sulla qualità dei prodotti e dei processi, ma questo vuol dire anche competere inevitabilmente sul piano della qualità del lavoro, quindi investire sulla qualità del lavoro. Il secondo tema è quello del governo di una società multietnica, multiculturale, del governo di questo processo straordinario rappresentato dalla, diciamo, cosiddetta immigrazione extracomunitaria nelle nostre realtà, nelle nostre città. Anche questo è un altro grande tema in cui diritti e sviluppo stanno evidentemente insieme, perché ci sono dei lavoratori che contribuiscono ai nostri diritti, al nostro sviluppo, come si vede da queste indegne file agli uffici postali di questi giorni, non godono di diritti di cui dovrebbero invece godere. E poi il terzo grande tema è un processo di frammentazione sociale che interessa l'Italia ma anche le nostre comunità. È indubbio che questi elementi di incertezza e di precarietà che caratterizzano le condizioni di lavoro delle giovani generazioni per molti fino a un'età molto avanzata e sono un elemento di instabilità sociale, di incertezza, fanno venire meno una rete di sicurezza che poi è anche appunto una condizione fondamentale per lo sviluppo e per la tenuta complessiva delle nostre comunità, ma si potrebbe anche citare la sempre maggior difficoltà di costruire consensi sociali intorno alle scelte di governo. In fondo anche episodi come la Val di Susa sono episodi che denotano una società in cui il legame complessivo, la tenuta complessiva è sempre più debole. E quindi oggi questo binomio torna di attualità. D'altra parte, insomma, mi pare che il centro-sinistra alla fine stia affrontando questa campagna elettorale sostanzialmente proponendo un nuovo patto sociale tra imprese e lavoro, insomma, basato in qualche modo su quest'idea. Anche se pensiamo, insomma, anche visivamente il confronto tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi, Romano Prodi si è provato a caratterizzare, no, su un rilancio, su un'idea di concertazione che alla fine un po' più approfondito secondo me porta a questo tema. E però io credo che non ci possiamo fermare qui. È vero che l'apertura in Italia di una nuova stagione di patto sociale di concertazione, adesso per parafrasare, diciamo, una frase dedicata a altro processo, non è un pranzo, non può essere pensato come un pranzo di gala, diciamo così. Sarà un processo piuttosto complesso, perché i temi da affrontare sono significativi e perché credo anch'io, come diceva Melloni, che ci sia un problema di chi e come rappresenta il mondo del lavoro. Certamente c'è un ruolo fondamentale dei sindacati, che va assolutamente riconosciuto, valorizzato, ma penso anch'io che anche le forze politiche non possano limitarsi a essere delle specie di arbitri in un confronto fra soggetti sociali. Cioè, il tema della rappresentanza del mondo del lavoro è un tema che non può incrociare anche in modo significativo le forze politiche. Anche una sinistra che, diciamo, pensa a un incontro, a promuovere l'incontro tra le diverse tradizioni del riformismo italiano e ad aprire una nuova stagione di rinnovamento, non lo può fare però in modo politicista o astratto, lo deve fare ragionando di quali sono i soggetti sociali concreti di questo processo di rinnovamento, e fra questi non ci può che essere al centro il mondo del lavoro e appunto prima di tutto queste giovani generazioni che vivono condizioni così serie di precarietà. E quindi, insomma, su questo appunto credo anch'io ci sia, insomma, una continuità nella storia, anche nelle evoluzioni, nei travagli, e ci sia indubbiamente una delle grandi sfide dell'oggi. In questa sfida si inserisce anche il tema del ruolo degli enti locali. C'è un problema, diciamo, immediato di cambiare radicalmente una politica governativa, in particolare le ultime due finanziarie così punitive per gli enti locali. Qui ci sono alcuni aspetti davvero addirittura anche sul piano dei tagli obbligatori alla spesa del personale, di quanto questi colpiscono inevitabilmente poi anche negli enti locali le fasce più deboli. C'è tutto un tema di azione da riprendere, secondo me, con grande forza, con grande convinzione, con grande efficacia. Adesso non è propaganda, noi con una terza finanziaria così non ce lo possiamo mica permettere, nel senso, l'impatto sulla stessa tenuta delle amministrazioni sarebbe assolutamente serissimo. Ma più in generale è chiaro che in quest'idea di un paese che si rimette in movimento, che investe sul lavoro e sull'impresa produttiva, il ruolo degli enti locali è assolutamente determinante. E qui c'è anche tutto il tema di Bologna e dell'Emilia Romagna. Ecco, secondo me anche da noi, anzi, diciamo, dico diversamente, secondo me Bologna e l'Emilia Romagna possono essere realtà che danno un loro
modi di governo, accordi tra parti sociali che siano innovativi e possano essere un punto di riferimento anche rispetto a un quadro, a un percorso e a un percorso nazionale. Io adesso, visto che ho parlato un po' troppo, non volevo parlare di più, ma magari anche su questo rinviamo altra occasione, vista anche l'ora. Però io sono convinto che stia crescendo positivamente a Bologna e in Emilia Romagna una riflessione condivisa su alcuni grandi obiettivi, prima di tutto condivisa tra organizzazioni sindacali e enti locali, insomma, ma più in generale anche col mondo dell'impresa, dell'impresa cooperativa, dell'impresa e della piccola e media impresa, grande impresa privata. Credo, insomma, ci possano essere le condizioni per riaprire una riflessione di fondo sulle prospettive di sviluppo di questo territorio, una riflessione in cui il mondo del lavoro abbia un suo ruolo fondamentale e che consenta anche di collocare le singole scelte amministrative in una prospettiva più complessiva, insomma, che può dare anche a queste singole scelte una forza maggiore. Punto. Avremo modo, credo, di discuterne, di approfondire la cosa, perché alla fine anche la sede in cui discuterne temporale c'è anche, perché le nostre amministrazioni si avvicinano alla verifica di metà mandato, che normalmente tutte le amministrazioni fanno dopo metà del loro mandato amministrativo. Il nostro metà mandato sostanzialmente è d'autunno di quest'anno, quindi anche bene collegato temporalmente all'avvio dell'azione di governo, speriamo, di un nuovo governo di centro-sinistra. Perché poi, insomma, le politiche anche locali devono camminare su delle gambe nella società, e quindi, appunto, forse l'insegnamento più interessante anche dalla discussione di oggi è un po' questo, insomma, anche da questo esempio che ci viene dalla storia. Noi bisogna che torniamo a connettere, se parliamo del nostro contesto locale, la nostra azione di governo a Bologna, nella nostra provincia, in Emilia Romagna, con, diciamo, un'ampia rete di consenso sociale, di condivisione e anche di critica dalle comunità, che faccia sì che i grandi obiettivi che si dà al governo locale siano effettivamente sentiti, condivisi e anche costruiti giorno per giorno, insomma, da ampi settori delle nostre comunità. Grazie, grazie. Credo che a conclusione di questa giornata, che è stata così intensa, così interessante, sia compito della Camera del Lavoro di Bologna intanto ringraziare gli amici che sono venuti qui dalle altre città, dei licenziati per rappresaglie, che sono per noi, come dicevo fin dall'inizio, stati un patrimonio estremamente importante di quello che è per noi il sindacato, che si sta trasformando, una CGIL che cerca di rispondere alle mille esigenze di questo paese. Una CGIL che si rimette anche in discussione rispetto anche al momento politico che noi stiamo attraversando. Abbiamo appena finito un congresso, stiamo intraprendendo una serie di iniziative che riguardano il centenario. Credo che ci occuperemo ancora di più e ancor meglio delle cose che abbiamo discusso qui stamattina. Non voglio chiudere questa riflessione, credo che spetti a Paolo De Rossi, al quale do subito la parola, della Segreteria Nazionale della CGIL, chiudere questa, secondo me, interessante giornata. Io ovviamente ringrazio le compagne e i compagni di Bologna, ma soprattutto gli ex licenziati nel corso di tanti anni per questa giornata. E parto da una proposta che faceva Cristinato, che io prendo e poi vedo di svilupparlo, perché mi ha intrigato sia mentre la proponeva e poi mentre mi parlava di fronte alla crescenda. Cioè, io credo che questo centenario può essere utile riprendere una riflessione sui fatti che abbiamo discusso oggi. Cioè, non solo sulla storia, la vita, l'identità di queste persone, di queste compagne e compagni che hanno dato un pezzo della loro vita nella resistenza, nei primi anni della ricostruzione, e poi sono stati espulsi, come diceva Duccio, da una loro casa, perché se vediamo
richiamo anche, quello riprenderò, i consigli di gestione all'inizio, dopo la resistenza, esprimevano quest'idea di casa comune, ovviamente nei ruoli diversi, e nelle lotte successive, ma i punti che hanno determinato il loro licenziamento, le questioni di quel periodo, hanno degli elementi di attualità e di riflessione molto profonda. Non solo di attualità rispetto agli anni che abbiamo passato, ma di attualità rispetto ai problemi che abbiamo di fronte nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Perché di fronte all'espulsione dalle fabbriche delle avanguardie politiche, sindacali e anche dei giovani che erano in qualche modo a contatto con quelli che avevano fatto la resistenza, c'è stata una loro coscienza sindacale di classe, vi era una profonda ristrutturazione capitalistica e industriale del nostro paese e del mondo. Accanto a questi processi c'è una profonda modifica dell'organizzazione del lavoro. E il sindacato si trovò da un lato in qualche modo con una parte del proprio gruppo dirigente fuori dalla fabbrica e anche quindi incapace di comprendere le profonde mutazioni che in quegli anni stavano avvenendo. Mutazioni che riguardano anche l'oggi. Quando Cesare con insistenza parla di ritornare dalle condizioni materiali delle persone, dall'organizzazione del lavoro e dalla frammentazione che i processi produttivi hanno determinato dentro i luoghi di lavoro e dentro la fabbrica, nel senso più lato che oggi questa rappresenta, negli uffici, nella fabbrica della conoscenza, nei rapporti dei servizi, pone questa questione. E pone secondo me la questione su cui noi dobbiamo riflettere. Vedete, noi in questi anni, l'abbiamo detto anche al congresso, sostanzialmente, poi ci può essere chi più o meno d'accordo, abbiamo mantenuto sufficientemente una difesa delle condizioni generali, a parte l'ultimo anno forse, delle condizioni generali di reddito delle persone. In ultimi due anni questo non è avvenuto. Ma sostanzialmente nel corso degli anni che ci separano dalla fine degli anni 80 ai primi anni del 2000, questo l'abbiamo sostanzialmente ottenuto. Dove vi è stato l'arretramento maggiore è nelle condizioni delle persone dentro al luogo di lavoro, sia in termini di potere, sia in termini di autorealizzazione del lavoro, sia in termini di fatica, di orari, di incidenti sul lavoro, di condizioni del lavoro e di anche arretramenti su conquiste che erano state fatte. Io faccio un esempio che so che De Maria non apprezzerà molto perché non riguarda la sua provincia, ma la provincia accanto alla sua. Quando una dipendente pubblica gli chiedono di non fare figli se non gli rinnovano il contratto, c'è un problema. C'è un problema. Immaginate cosa può succedere in un grande magazzino o una grande fabbrica. Perché questa concezione della perdita dei diritti delle persone è entrata profondamente anche dentro di noi in senso lato. E allora ripartire da qui, e allora anche l'articolo 18, che è significativamente l'espressione della vostra lotta, non è solo un elemento di difesa, ma è anche un elemento di allargamento delle condizioni di diritti delle persone oltre al lavoro garantito, sia nella frammentazione che nelle varie forme che la legge, giustamente, Maroni-Sacconi, chiamiamola col nome che la legge Maroni-Sacconi ha prodotto, ma anche nell'incapacità negli anni 90 da parte anche del centro-sinistra di rispondere ad alcuni elementi di innovazione e di trasformazione del lavoro che avevano determinato quelle condizioni di precarietà e di precarizzazione delle condizioni delle persone.
credo che i tempi che abbiamo di fronte necessitino un'analisi che rompa anche con quegli influssi neoliberisti che erano dentro la cultura del centro-sinistra anche nei 6 anni. Ed è questo nel programma di Prodi, questa rottura c'è. Nel programma che l'Unione presenta in qualche modo questo elemento di novità, di guardare verso un mondo che si trasforma, in qualche modo c'è. La seconda questione che è strettamente legata e che secondo me va legata, proprio la Costituzione negata, come il libro di Arvizzani, è il valore della Costituzione. E il valore della Costituzione nel suo articolo 1, ma soprattutto nell'articolo 3, che è l'esplicazione pratica dell'articolo 1, è quello che è la spiega dell'articolo 1. L'articolo 1 è un'affermazione, poi l'articolo 3 spiega che cosa vuol dire questa affermazione. Una Costituzione che è sì memoria, ma d'altronde un paese, un popolo, un'Europa senza memoria non può confrontarsi con i grandi processi di globalizzazione, ma è anche programma per il futuro, perché in quegli articoli ci sono anche la risoluzione di alcuni problemi che abbiamo di fronte oggi, che avremo di fronte nel futuro. Quando l'articolo 3 cosa dice? L'articolo 3 dice che i lavoratori, parla dei lavoratori, per poter avere condizioni economiche e condizioni di diritti civili, politici, come gli altri, cioè per poter essere uguali rispetto agli altri, devono avere condizioni di vita e di protezione sociale decenti, diverse. Quindi la condizione di vita, il salario, le pensioni, il salario sociale, le condizioni materiali delle persone sono la precondizione per poter esercitare i diritti civili, i diritti della rivoluzione liberale, i diritti, persino il diritto al voto. Diritto al voto, diritto all'associazione, diritto a divertirsi, alla cultura, il diritto a esprimere le proprie opinioni. E se noi vediamo un'interessante inchiesta poco pubblicata dei DS sulle ultime elezioni regionali, stiamo parlando delle ultime, vediamo che il lavoro dipendente, povero e operaio, è quello che assieme alle casalinghe ha esercitato meno il diritto di voto. Cioè anche il diritto di voto diventa a questo punto, per chi deve fare come tanti pensionati, deve decidere come mangiare l'ultima settimana, come tante persone, un lavoro povero, deve decidere come poter dare una risposta a sé e alla propria famiglia, anche i diritti civili diventano diritti che non interessano, non possono essere in qualche modo esercitati. Questo sta il nocciolo della nostra, questa soprattutto prima parte della nostra Costituzione, che ovviamente per questa ragione la CGIL, l'ANPI, pur con le forze che ha, sono stati in prima fila a voler anche raccogliere le firme, perché anche nel raccogliere le firme si fa un'opera di partecipazione, di estensione della consapevolezza del valore di questo referendum. Bastava aspettare le regioni, i parlamentari. La scelta di raccogliere oltre 1 milione di firme è una scelta di rendere quella Costituzione, quella battaglia del vento popolare, un elemento che appartiene alle persone e che è parte delle proprie persone. E quell'articolo 3, se andiamo a leggere i resoconti parlamentari, è frutto dell'incontro di 3 culture, sostanzialmente la cultura cattolica e la cultura socialista e comunista. Nella riflessione del modello partecipativo cattolico di difesa, diceva la Pira, dei più deboli, dei più poveri, quell'articolo ci lavoravano Dossetti, la Pira, Moro in particolare, e dall'altra parte la riflessione consigliare di Gramsci, in particolare di Terracini, di Vittorio
e anche quelle suggestioni che poi si ritrovano in altri articoli sul controllo operaio di basso e sostanzialmente di quella parte del mondo socialista che guardava la lezione degli austro-marxisti e di quella parte, diciamo, che aveva riflettuto sugli anni 30 appunto sui modelli di partecipazione e di controllo che sono stati poi uno degli strumenti della socialdemocrazia nordica in particolare. Ecco allora che quella riflessione poi ci porta anche ai compiti attuali, a una riflessione sulla fabbrica, sulla responsabilità sociale della fabbrica, ma anche a una riflessione di quegli articoli che allora giustamente non furono applicati, ma che oggi in una dimensione diversa assumono un elemento importante. La questione della democrazia dentro i luoghi di lavoro e della legge sulla rappresentanza, che è un'interpretazione del 39-40, poi ovviamente giuridicamente si deve aggiustare, ma questo, perché i costituenti avevano anch'essi individuato l'elemento dell'importanza della democrazia dentro il luogo di lavoro. E credo che la riflessione che noi stiamo facendo, che io penso unitariamente potremmo produrre anche sulla base della legge del pubblico impiego e dell'accordo dei metalmeccanici, siamo figui, possa completare quel processo che purtroppo fu interrotto nella passata legislatura di dare una legge di rappresentanza dentro i luoghi di lavoro. Ed una legge di rappresentanza che poi guardi anche oltre e tenti di accorpare anche le diverse, anche nella rappresentanza, le diverse tipologie di lavoro che oggi ci sono dentro al luogo di lavoro stesso. E la seconda questione, la riflessione sulla democrazia e sulla responsabilità dell'impresa, apre la questione della partecipazione, del ruolo, della soggettività, della codeterminazione, della soggettività dei lavoratori dentro l'impresa. Problema che in una fase, soprattutto come questa, di grandi trasformazioni, diventa in qualche modo attuale. Quindi quella Costituzione, anche nelle parti, diciamo così, più oscure per quel periodo, così come pensiamo all'aspetto istituzionale, le regioni furono annunciate e furono poi conquistate negli anni 70, anche gli aspetti di divenire diventa un programma e diventa un modello. E diventa anche un punto di riferimento proprio per quell'incontro fecondo di culture e anche per la capacità dei padri costituenti, poi pensiamo a quelli che adesso ci viene paura, io lo voglio dire a Duccio e a De Maria come rappresentanti in questo modo della politica, abbiamo già dato, non tocchiamola più la Costituzione, applichiamola, non attiviamoci in nuove costituenti, come andiamo a fare, va bene così, poi gli aggiustamenti, ma no, lasciamo, non tocchiamola, che è stata già palpeggiata abbastanza, siamo la lì, lasciamo riposare la Costituzione, perché così com'è va bene, perché quei 12 articoli sono una cosa che dovrebbe imporre al mondo, se fosse possibile, perché proprio per la grande profondità e anche per quell'esperienza della guerra di liberazione e della, soprattutto di quei 20 anni di fascismo che avevano determinato quelle profonde riflessioni che poi portarono i padri costituenti anche a superare in qualche modo i passati problemi e le passate riflessioni. È indubbio che se la fabbrica, così come il territorio, ragione Cesare a riproporre una riflessione che riproduca i processi di partecipazione e di democrazia non solo all'interno della fabbrica e dei luoghi di lavoro allargati, ma anche attraverso il territorio, una riflessione anche comune con il sistema delle autonomie locali, su come ridisegni e riformi un modello partecipativo di costruzione del consenso di rappresentanza nel territorio, io credo sia importante. Oggi un problema di rilancio dei processi di partecipazione e democrazia deve confrontarsi non solo sul luogo di lavoro, sulla sua frammentazione,
processi. Se noi guardiamo quello che è avvenuto recentemente a Sassuolo, vediamo proprio che anche quando anche in un tessuto come il nostro si rompono, si isolano, ci sono zone in cui non si può entrare o luoghi dove non si è più accesso, allora c'è qualcosa che bisogna a un certo punto guardare, camminare e riproporre, come nel 56 si riproposero i quartieri e tutti i processi di partecipazione e articolazione dell'epoca. Io poi penso che c'è, l'ha detto Belloni, l'ha ripreso Duccio, c'è un problema di una ridefinizione del ruolo della rappresentanza politica e della rappresentanza politica del lavoro. Io credo però che questa questione debba essere vista guardando due dimensioni. La prima, che è finito un modello, che è il modello terzo internazionalista, la dico così, del primato della politica sulla rappresentanza sociale, sulle rappresentanze, cioè. Oggi c'è pari anche seconda, no, ma qui è la terza, qui ti capiamo meglio, cioè, è la seconda, ma la seconda c'era il dibattito anche, c'era il dibattito, poi arriverò anche a Milano poi. E quindi la riproposizione di una pari dignità fra rappresentanza politica e rappresentanza sociale. Ma anche una riflessione su che cos'è oggi la rappresentanza politica dopo le modifiche istituzionali e dopo l'89. Io credo che questa sia una riflessione che vada fatta e che non è mai stata completata fino in fondo. Perché non si può tornare al passato. La nuova dimensione della rappresentanza politica deve anche riflettere su un'articolazione anche è un'attivazione della forma della democrazia nel territorio dei luoghi. Per questo la riflessione che De Maria ci diceva di partire anche da lì. Cosa ha retto in questi anni? Adesso la dico un po' da contadino, ma cosa hanno retto? Hanno retto il sindacato e il sistema delle autonomie, ma perché hanno retto queste due cose? Hanno retto perché sostanzialmente erano costretti a un rapporto di massa anche se non volevano. Erano costretti a un rapporto con le persone anche se soggettivamente avrebbero preferito farne a meno, lo dico così a battuta. Voglio dire che come ricostruisci nella rappresentanza politica un rapporto con le persone come erano i grandi partiti di massa che oggi non ci sono più è il tema su cui riflettere. In questo c'è la rappresentanza del lavoro. La rappresentanza del lavoro è un pezzo di questa riflessione su come si ridisegna la rappresentanza politica. E poi, la dico un po' per De Maria e un po' per mio amico Antonio, che in questo caso sarà d'accordo con me, a me questa cosa dell'unità dei riformisti mi piace tanto, però mi piace più Andrea Costa. Andrea Costa, in polemica con Turati di Milano, nel lontano 92, diceva: ma perché noi dobbiamo rompere con gli anarchici? 892, sì. con gli anarchici e anche con i radicali di Cavalotti, che erano più o meno come Martella, per tradurla. Perché dobbiamo rompere? Perché non si possono tenere insieme gli anarchici dentro di noi e fare le alleanze elettorali con Cavalotti? Turati era per la purezza, tagliava a destra e a sinistra. Ecco, io dalle rotture non ho trovato niente di buono. Noi dobbiamo riflettere anche con l'esperienza dell'Unione come ridisegni una nuova forma della rappresentanza politica che possa contenere i riformisti, i riformatori, i radicali e anche i moderati. Perché solo se insegneremo un disegno di questo genere, forse, con le forme, potremo anche affrontare questo nuovo. E all'interno di questo c'è l'autonomia e la dialettica, sia con le istituzioni, e sia l'autonomia e la dialettica fra istituzioni e istituzioni, comune, provincia, regione e governo nazionale, sia, prendo un'altra frase che ha detto Pizzinato a parte, l'indipendenza, come diceva Di Vittorio, l'indipendenza delle rappresentanze sociali.
rapporto col governo che è di indipendenza. Ecco, io credo che questo, da questo saremo giudicati come movimento sindacale dei prossimi 2 anni e mezzo. E quella carica, quella attesa, quella speranza che abbiamo alimentato e che è stata determinante per battere il governo Berlusconi, battere che mettono in crisi, speriamo cacciarlo via, deve essere anche quella che ci consente di avviare un processo profondo di risanamento economico e morale di questo paese. L'ultima battuta sul mondo. A me mi ha molto piaciuta la cosa che Andrea diceva su il mappamondo e il trattore, così come una delle cose che mio amico Lucio Campagnoli mi ha detto per molti anni di essere impegnato a fare pratici, però quando ho finito di fare i pratici poi gliela racconto, era che quando fece il centenario a Bologna incontrò dei vecchi fondatori del Partito Comunista che avevano fondato la Camera del Lavoro a Bologna. Dopo il 18 c'erano 2 Camere del Lavoro per un piccolo periodo, e a questi a cui lui chiese perché avevano aderito al Partito Comunista nel 21, una delle risposte era: perché a noi ci piace il mondo, ci piace guardare cosa succede, la Russia, cioè, il guardare il mondo è il problema che abbiamo anche noi, e guardare il mondo anche rispetto ai processi di globalizzazione è riuscire a mettere insieme la democrazia anche nei paesi che non ci sono e i diritti, perché solo la democrazia senza diritti e valori non è sufficiente. Diritti e democrazia insieme sono la nuova dimensione della nostra iniziativa e del nostro lavoro che voi avete fatto, che le compagne e compagni di questi 5 anni hanno provato a fare, rompendo un blocco sociale del centrodestra che poteva diventare molto pericoloso e che noi dobbiamo in qualche modo continuare. Con queste parole credo che dobbiamo chiudere la prospettiva di oggi. Grazie a quelli che sono stati qui a questo tavolo e grazie a tutti voi che ci avete